Il giovane agente della forestale Pietro Cabras è deceduto all'ospedale Brozzo dopo essere stato colto da un malore durante la bonifica di un rogo. Originario di Oristano, Cabras, 28enne, era stato ricoverato in rianimazione dal lunedì precedente. L'incidente è avvenuto durante un'operazione di spegnimento di un incendio nelle campagne tra Tria e Palmas Arborea il 6 maggio. Trasportato in elisoccorso all'ospedale di Cagliari, i medici hanno riscontrato morsi di zecca sul suo corpo, oltre a segni di infezione che hanno coinvolto alcuni organi interni, secondo indiscrezioni provenienti da fonti interne al nosocomio. Il suo decesso è stato confermato il 7 maggio. Al momento le cause esatte del tragico evento restano oscure. Si ipotizza che l'infezione fatale possa essere correlata ai morsi di zecca, ma non si esclude un possibile legame con un'intossicazione causata dai fumi del rogo. Le autorità hanno annunciato l'apertura di un'inchiesta per fare luce sulle circostanze della morte del giovane agente forestale.